Eccoci di nuovo in prima linea. Questa settimana abbiamo aumentato le pubblicazioni più del solito, ma non potevamo davvero mancare l'appuntamento con i nostri iscritti per discutere del secondo invito di Orsini su Rete 4. In particolare, non potevamo trascurare i dettagli critici che Orsini ha sollevato contro Sallusti, in una versione aggiornata e potenziata. Buona visione a tutti voi. Bentornato, professore. Buonasera. Chi non ricorda invece le foto di Salvini sulla Piazza Rossa che ostenta la maglietta con la faccia sorridente di Putin? Non ci sono i documenti per sostenere che Putin abbia alzato il telefono e abbia ordinato a un secondino di ammazzare Navalny. È possibile che questi documenti verranno fuori più avanti? Allo stato attuale delle nostre conoscenze non ci sono, quindi noi possiamo pronunciare una condanna morale, cosa che io ho fatto. Cioè, io quello che posso fare come studioso è denunciare il regime detentivo cui è stato sottoposto Navalny. Ma io non riesco. La ragione per cui c'è questa bufera intorno a Salvini è che, come lei sa, dottoressa, adesso è invalso l'uso di utilizzare l'espressione criminale. Quindi tutti dicono Putin è un criminale. Ieri, in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il veto a cessate il fuoco per aiuti umanitari a Gaza, e quindi se noi utilizziamo l'evidenza empirica sicuramente possiamo affermare che Putin sia un criminale, ma il più grande criminale della terra è quel criminale che siede alla Casa Bianca, che è responsabile del massacro di 29.000 palestinesi, perché il corpo di 29.000 palestinesi è stato perforato dai proiettili di Biden, perché Biden ha dato tra ottobre e dicembre scorso 5.000 bombe MK84 a Israele, ognuna delle quali, quando tocca al suolo, crea un cratere di 15 metri di diametro, distrugge qualunque forma di vita sottostante. Il criminale che siede alla Casa Bianca ha posto il veto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU 3 volte. Sono stati massacrati 13.000 bambini palestinesi. Abbiamo più di 1.000 bambini con gli arti amputati che vengono operati senza anestesia, come ha dichiarato il chirurgo britannico palestinese Abu Sitta. Devono tagliare le mani, le gambe, le braccia di questi bambini senza anestesia, perché quel criminale alla Casa Bianca, insieme con Netanyahu, ha ridotto gli ospedali di Gaza al collasso, gli aiuti umanitari non possono arrivare, e quindi noi parliamo della morte di Navalny. Va bene, allora lei ha perfettamente ragione, professore, a evidenziare che se noi ci spostiamo dalla verità politica alla verità scientifica che si basa sui documenti, questi documenti non ci sono. Quando, lei lo ricorderà, dottoressa, quando ci fu l'attentato contro il Nord Stream 2, nella sua trasmissione lei mi chiese: ma secondo lei è stata la Russia? E c'era la più prestigiosa firma del Corriere della Sera insieme con noi in trasmissione che diceva: secondo me è stata la Russia. Io dissi: non ci sono le prove per poter affermare che siano stati gli Stati Uniti, ma sicuramente la Russia non distrugge un progetto strategico, perché da che mondo è mondo gli stati proteggono i propri progetti strategici, e del Nord Stream 2 la Russia bene, è la proprietaria, bene, ed è proprietaria bene al 50%, quindi okay. Io sempre mi baso sui documenti, certo, va bene, anche quando si parla degli Stati Uniti. E Alessandro Sallusti. Ma io ho sentito un comizio pro Hamas di 5 minuti. Biden sarebbe il più grande criminale della storia, e credo che se uno fosse stato in coma e si svegliasse oggi e avesse ascoltato il professor Orsini, dice: caspita, c'ha ragione. Ma da quanti anni? Ma il professor Orsini non ha detto che in Israele è successo quello che è successo a Gaza perché dei terroristi criminali hanno ucciso a freddo 1.300 tra donne e bambini, e ancora si tengono in ostaggio un centinaio, forse di più, chissà quanti sono vivi e quanti sono morti, di donne e bambini. Che sarebbe un po' come dire che gli alleati, gli americani e gli inglesi, erano dei criminali perché bombardarono le città italiane senza dire che c'era un dittatore che aveva messo a ferro fuoco l'Europa e teneva qualche milione di ebrei nei lager, dove ogni tanto li mandava nei forni crematori. Se il professor Orsini può dire questo liberamente, io sono contento che lo faccia, cioè che sia libero di farlo, non che lo faccia, è perché vive dalla parte del mondo governata dai vari Biden che ci sono a comandare l'Occidente, cioè a comandare le democrazie, e quindi dovrebbe ringraziare, perché se lui avesse fatto questo discorso nella sua amata Russia, probabilmente sarebbe in Siberia.
Ma detto quindi, rispettiamo la libertà che dell'Occidente la democrazia ci dà, e io credo che la rispetti anche Salvini, perché Salvini dirà quello che dirà e i motivi per cui lo dice bisognerebbe chiederlo a lui, ma faccio notare, questo probabilmente spiacerà al professore, che la Lega ha sempre votato convintamente, compattamente, tutte le misure punitive nei confronti di Putin e tutte le misure di aiuto anche militare nei confronti dell'Ucraina attaccata da Putin. Quindi della fedeltà e della lealtà della Lega. Quindi delle dichiarazioni dici non ce ne frega niente, perché tanto, come dire, conta quello, così come si comporta, cioè non te ne frega contano niente. I fatti. Dico, no? Ma io posso replicare semplicemente dicendo che ho un amore profondissimo per gli Stati Uniti. Un paese, è stato un paese importante per me quanto l'Italia, a cui sono profondamente riconoscente. Io mi sono formato interamente negli Stati Uniti su questi temi, ho negli Stati Uniti i miei amici più cari. Sì, andiamo al dunque, alla situazione. Quando Sallusti dice l'amata Russia di Orsini, io amo gli Stati Uniti e continuo a essere uno studioso molto americano, cioè sono uno degli studiosi più americani d'Italia, se le guardo il mio curriculum, le pubblicazioni che ho, e ho pubblicato i miei libri per le maggiori università americane, tutte riviste scientifiche americane e così via, ho pubblicato anche... Andiamo alla questione politica, professore, e il curriculum lo sappiamo che ce l'ha bene. Maggiori non direi. Ottimo direi. Andiamo. È perché lei è ignorante, perché non sa che ho pubblicato i miei libri per le Ivy League americane. Quando lei dice maggiori non direi è perché lei è un ignorante. Lei ha detto le maggiori. Però per favore non buttiamola sempre sul personale. No. Sì, va bene. Allora devo rispondere però. Sì, io, cioè, andiamo sul politico. Importanti. No, io ho pubblicato i miei libri, a differenza di quello che dice il bugiardo Sallusti, per le più importanti università americane che fanno parte della prestigiosa... Ignorante e bugiardo. Tra cui Cornell... E la conduttrice non ha nulla da opporre. Professore, per favore, non ricominciamo con gli insulti. Alla conduttrice va bene così. Ecco, vabbè, adesso la conduttrice. Professore, ma dato dell'ignorante del bugiardo, perché ho detto delle verità. Allora, ci dica per favore qual è la sua opinione sulla questione politica. Lasci stare tutto e non insulti Sallusti. Prima io concludo, perché Sallusti è un provocatore, voi lo invitate per provocarmi e io gli rispondo. Ma si figuri se noi invitiamo Sallusti per provocarla, cioè... Ma lei ha detto che Biden è il capo dei criminali e io sono il provocatore. Lei dice che Biden è il capo dei criminali e io sono il provocatore. Sallusti, le spiego così. Ma lei andrebbe bene a Mosca. Vabbè, comunque, a fare il portavoce di Putin. Per favore, dai, che sennò siamo. Allora, noi non è che invitiamo Sallusti perché Sallusti lo invitiamo continuamente anche quando non c'è lei. Va bene. Non è che lo invitiamo. Bravi. Grazie. Allora, io volevo rispondere a Sallusti, siccome è un giornalista che dice tante bugie, io ho pubblicato i miei libri per le maggiori università americane, tra cui Cornell University. Con le maggiori università americane. E ho pubblicato... Ma scusi, ma lei è veramente un ignorante. Lei non professore, la prego, possiamo andare oltre e andare a rispondere nel merito della questione dei palestinesi, che è più importante, del curriculum. Se uno non sa che cosa significhi pubblicare un libro per Cornell University o per Columbia University, io glielo devo spiegare, perché in questo modo anche... E glielo spiega dopo, vi telefonate ignoranti. E glielo ho spiegato. Allora detto questo, la domanda qual era, prima che il provocatore Sallusti mi interrompesse? Qual era la domanda? No, io le avevo chiesto di replicare che Sallusti diceva sulle questioni, diciamo, che riguardavano i palestinesi, che comunque non bisogna... La vedo un po' in difficoltà. A chi? A me? Sallusti, sono in difficoltà tutti i quotidiani che lei ha diretto. Sallusti, mi sembrano in difficoltà tutti i quotidiani che lei ha diretto, perché ha fatto... Va bene, senti, andiamo avanti. Lei è un uomo in difficoltà. Ma non risponde, su queste questioni personali. Se vuole, io su Hamas. Ma lei... Magari nemmeno risponde. Sallusti, le chiedo... Sallusti, lei è un po' in difficoltà. Allora, sentiamo... Allora, scusate però... Vorrei davvero invitare tutti a recuperare un minimo di lucidità e a porre innanzi a tutto l'interesse nazionale dell'Italia. Noi adesso abbiamo scatenato questa caccia al russo, questa russofobia delirante, ma se domani Trump vincesse le elezioni e ristabilisse i pieni rapporti con la Russia, noi italiani ci ricopriremmo di ridicolo, perché vedrà, dottoressa Berlinguer, che nell'arco di 24 ore tutta la narrazione su Putin e sulla Russia cambierà, perché l'ago della bilancia, anche per quanto riguarda
il dibattito pubblico e il dibattito intellettuale in Italia, dipende dalla Casa Bianca. Ora noi abbiamo Biden che ha un odio feroce nei confronti di Putin e tutti noi italiani a dire sì, Putin è cattivo. Vedrà che se domani Trump ristabilisce le pene relazioni con la Russia, tutto il dibattito pubblico in Italia sarà riformulato in maniera diversa. Allora io dico, secondo me quello che noi dobbiamo fare è capire che il futuro dell'Italia, l'interesse nazionale dell'Italia, io mi sono formato esclusivamente per ragionare su quale sia l'interesse nazionale dell'Italia e tutelarlo, è nella pacificazione con la Russia. Perché noi italiani, perché la Germania è andata in recessione a causa della guerra in Ucraina e l'Italia, che è fortissima nelle esportazioni, lo sappiamo tutti, pagherà un prezzo altissimo a causa della recessione della Germania. Mica possiamo... Affrontare discussioni televisive è davvero un compito arduo. Quando Sallusti si trova senza argomenti validi, tende ad assumere un atteggiamento provocatorio. Ma ci chiediamo, il presidente con il gatto arancione in testa sarà davvero in grado di condurci fuori da questa situazione di oblio? Iscrivetevi al nostro canale, un piccolo gesto di ringraziamento che per noi è molto importante. Grazie e al prossimo episodio.